Solo per dire che questo atto è l'atto conclusivo di un iter che abbiamo affrontato con grande senso di responsabilità. È stato un percorso difficile, abbiamo dovuto fare i conti anche con i tagli e i trasferimenti che hanno inciso sull'approvazione di questo piano regolatore, sulle risorse da dirottare sulle spese tecniche e di sostegno. Lo abbiamo fatto con grande dedizione. Ad oggi il nostro percorso si esaurisce con l'approvazione delle osservazioni che sono un contributo alla chiusura definitiva di questo strumento. Credo che tutti i cittadini che hanno avuto un interesse diretto con la variante al piano regolatore, con la sua approvazione, hanno trovato la piena soddisfazione. Quindi pensiamo che sia anche oggetto di rilancio definitivo su quello che fino ad oggi un po' la crisi e un po' il fatto di aver dovuto razionalizzare e riorganizzare meglio questo strumento ci ha portati a questa epoca, a questo periodo. Quindi mio augurio è che questo piano arrivi a definire conclusione senza dover passare sulla gogna, sotto la gogna di un tribunale, perché sarebbe l'azione più, non voglio usare termini forti, comunque quando la politica scende a questi livelli già di per sé si qualifica. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, i tecnici, i consiglieri comunali che si sono dimostrati disponibili, e speriamo per un futuro migliore a quello di oggi. Arriviamo alla fine dell'iter di adozione e di esame delle osservazioni del piano regolatore, un lavoro importante, un lavoro che mette a disposizione del Paese uno strumento urbanistico di rilancio, di sviluppo e di progresso, con delle scelte fondamentali per lo sviluppo di questo territorio. Io oggi abbraccio con un voto favorevole l'iter complessivo di questo strumento urbanistico che viene da lontano e con una collaborazione fattiva degli ultimi tempi si sono messe insieme le esperienze, i lavori fatti nel corso di questi anni, di quella variante che io stesso ho iniziato nel 2011 e che oggi vedo in grossa parte ripresa in questo strumento urbanistico portato a compimento da questa amministrazione. Abbiamo unito le forze, abbiamo messo insieme le esperienze, abbiamo sviscerato ogni problema di questo territorio e con la condivisione di grandi scelte noi riteniamo che questo sia uno strumento urbanistico che possa veramente rilanciare l'economia su San Giovanni di Latino. Lo attendevamo da tanto tempo, io per tanti anni in questo Consiglio Comunale mi sono battuto per conto dell'opposizione per far sì che questo lavoro fosse più celere, che si arrivasse a una definizione di questo strumento urbanistico. Lo ritenevo necessario, indispensabile per sbloccare quella paralisi che purtroppo è coincisa anche con un momento di crisi di questo settore. Oggi, nel momento in cui ne abbiamo avuto l'opportunità e l'occasione, certamente non si poteva mancare all'appuntamento con l'interesse di San Giovanni di Latino, e per cui il mio sarà un voto favorevole proprio per questo, ma voglio sottolineare in questa fase dell'esame delle osservazioni la cura maniacale da parte del tecnico che ha esaminato le 161 osservazioni, e io leggendo i pareri ho visto che è entrata nel merito e nello specifico in tutte le direzioni delle richieste fatte dai cittadini per cercare di dare comunque a tutti i costi delle soluzioni che siano compatibili con lo scenario di piano, ma che in qualche modo accontenti anche il legittimo interesse del cittadino. E non a caso di 160 osservazioni credo che l'85% sia stato portato ad un esame positivo per arricchire questo piano regolatore con il contributo da parte dei cittadini. Con questo dichiaro la mia soddisfazione per aver potuto partecipare all'iter di approvazione di questo piano e dichiaro il mio voto favorevole. A questo punto, visto che dalla parte dell'opposizione sono rimasto solo io, dico nell'interesse del Paese e di tutti quei cittadini che ho rappresentato in questi anni e che credo a cui oggi io possa portare un risultato importante, decisivo e determinante per il futuro sviluppo di San Giovanni di Latino. 23 del 15 aprile 2016, oggetto variante per la Procuratura Generale contro deduzioni delle osservazioni. Pertanto si chiede a
Consiglio Comunale di prendere atto dell'osservazione alla variante del piano regolatore per ridurre i termini, come da legato A, incluso il presente atto per costituire parte integrale e sostanziale. Alla luce di tutte quante la disamina che è stata appena ultimata, vi invito pertanto a approvare la presente delibera. Voti favorevoli? All'unanimità. Dichiariamo il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Voti favorevoli? All'unanimità. Alle ore 16:19 è chiuso il Consiglio.